Ciao ragazze e ragazze, oggi vi mostro un altro tutorial, diciamo con una palette che avevo fatto io, composto io della Wacom, che è questa, ha dei colori caldi che io amo alla follia. La base l'ho già fatta oggi e poi volevo vedere se aggiungere qualcosa di questa palette. Poi volevo mostrarvi questo ombretto di Kiko che avevo preso online insieme a altre cosine. Ed è questo, guardate come è brillante. Forse è meglio che lo metta qua. Vedete? Sono quelli che spolverano, però basta avere accortezza nel estrarre il pennellino e lo trovo molto molto carino. Vedete? Molto carino, eh? Poi si sfuma, è persistente, una volta applicato rimane bello fisso. Allora, io direi di mettere una base. Allora, questa era così, se ve la ricordate. Metterei un pochino di questo arancio nella piega dell'occhio, sfumandola un po'. Vediamo. Poca poca, perché è stra scrivente, proprio poco, qua, nella piega dell'occhio. Oggi fa proprio caldo, eh? Di là ho acceso l'aria condizionata, ma no, non sono sudata qua, eh? Ho messo l'illuminante. Specifichiamo. E poi parto con questi, che sono veramente veramente scriventi. Uso un pochino di questo qua. Riprendo l'altra palette perché allo specchio questa no. La vado ad applicare su tutta la palpebra. In questo modo. Vedete come sono scriventi? Sono spettacolari secondo me. Eh? Anche perché no, Wacom non è cara. Trovate sul sito. Ora non so, ci saranno anche i saldi, non lo so. Questa è da un po' che ce l'ho. Ok, vedete? Poi all'angolo finale voglio applicare questo, che questo è il top dei top. Vediamo un po' qui all'angolo. Non è scrivente, è ultra pigmentato e scrivente. Secondo me sono soldi spesi bene. Se anche a voi piacciono questi colori, poi ovviamente ognuno può comporre la propria palette come desidera, perché secondo me anche sul sito vedete quanti bei colori ci sono. Vi garantisco che ce ne sono parecchi. E voilà, come colore di punto luce applico questo giallino brillante qua al centro e un pochino più in su e nell'arcata sopraccigliare. Vedete?
un po' di meno questo, no. No, c'è, c'è. C'è. Ok, passiamo alla matita. Sotto però anche vorrei mettere un qualcosina e penso di prendere questo qua, un pochino. Sono talmente pigmentati sti ombretti che anche se ne mettete un pochino, come ho detto, ne esce un bel po'. È bello. Ne preleva un bel po'. A me questi colori caldi piacciono tantissimo. Poi volevo mettere un pochino di ancora di questo giallino qua, anche per proseguire il tutto, soltanto che poi volevo applicare un pochino di arancio qui in mezzo per riprendere l'altro. Vedete? Perché mi piace contrastare il tutto e fare un tutt'uno. Passiamo alla matita occhi nera. Mi piace nera. Sì, scusate, diciamo che a volte la mettevo nel marrone scuro, eh. Anche marrone scuro mi piace. La stessa linea di questa qua nera. Però che è scura, quindi volendo poteva sembrare nera. Però che dirvi? Ultimamente preferisco un colore un po' più intenso del marrone e quindi il nero, no? Ringrazio comunque le gentili fanciulle che mi hanno consigliato per i capelli l'integratore. Ieri ho ordinato su Amazon. Della Fito. Io penso di acquistare anche le fiale per i capelli. Sempre della stessa marca. State carinissimi. Non l'ho mai utilizzato quel tipo di prodotto. Ho letto gli ingredienti, ci sono un sacco di buone cose dentro. E niente, quindi volevo ringraziarvi tantissimo. Scusate che ho dovuto mettermi perché non vedo tante, no? Portate pazienza un secondo. Siccome non vedo, io ho bisogno anche di due mani e se tengo lo specchio ho una mano sola. Ok. Non vorrei fare appunto un occhio in un modo. E uno in un altro. Già non sono un adone. Se poi sbaglio anche tutto quanto, invece di essere più decente, sembrerò una maschera di carnevale. No, non va bene. Non va bene per niente.
Mettiamo il mascara. Il solito, inutile che lo ridico. Anche perché si strucca anche bene questo mascara, eh? Non lascia residui di prodotto. Un bel mascara. Non l'avesse ancora provato e lo volesse provare, io glielo consiglio. Non è super economico, ma neanche di quelli esageratamente costosi. Sono sincera, non ricordo quanto l'ho pagato. Sono sicura di non averlo pagato pochissimo, però nella norma, ecco, per i risultati che dà poi. Ultra soddisfatta e quindi ve lo consiglio sinceramente. Ecco qua. Dovrei fare più passate, ma stare qua fino a domani e non mi sembra il caso. Ecco, volendo più luminosità, più luminosità si potrebbe mettere al centro dell'occhio uno di questi qua. Però a me piace anche così, ogni tanto opaco. Ma noi lo metteremo un pochino di questo. Aspettate, lo metto qua. Pochissimo perché non ne voglio tanto. Giusto per dare un po' di brillantezza in più allo sguardo. Vedete? Lo trovo molto carino. Poi volevo applicare di nuovo il giallo qua al punto luce per dare un po' più di lucentezza. Ecco. Allora, io il rossetto, ma avete qualcuno di voi, una di voi mi ha detto che mi sbatteva con l'altro. Oggi ho applicato questo, ma anche questo è chiaro, perché ritengo che con un trucco così importante, con anche un colore più vivo, mi involgarisce e lo trovo proprio da quelle. Guardate che belle unghie, solita. E lo trovo, sapete quelle persone anziane, che lo sono anch'io senza togliere nulla a nessuno, non è un'offesa per nessuno. È un paragone che vogliono apparire per forza giovani e si mascherano. Io, ecco, detesto di arrivare a quel punto e perciò evito. È per questo che mi metto questo, perché mi sembra meno sfacciato, no? Anche perché avrei messo anche questo, ma ragazzi miei, poi l'arancio, oppure questo di Nabla, che era quello che vi dicevo l'altro giorno, ma è molto scuro. Sì, ho anche una camicia chiara volendo, vedete, molto bello, eh? Dai, lo proviamo con voi così, perché a me piace tantissimo questo, anche quello che indosso, se no non l'avrei. Applico sopra questo, poi si ossida un po' perché si scurisce nel momento in cui si asciuga, essendo tinta labbra. L'ho applicata sopra,
così da non essere proprio troppo aggressivo come colore scuro, anche se appunto così si ossida e diventa scuro. Comunque, anche così non mi dispiace. Metterò degli orecchini per dare più luminosità. Bene, questo è tutto. Vi mando il mio bacio super e spero che vi piaccia. Che ne dite? A voi piace? Ciao!